Ciao a tutti ragazzi, sono GTF Alien e oggi siamo qui sul canale del GTF Clan a proporvi un nuovissimo video. Il gameplay che state vedendo di sottofondo è un mio gameplay, infatti si tratta di un nuclearizzato sulla mappa Combine sul gioco Black Ops 3. Appunto è un gameplay che mi è piaciuto molto, in quanto è anche uno dei primi nuclearizzati che si vedono in Italia se non al mondo. Come potrete vedere dal gameplay c'era un tryharder contro e il gameplay era anche abbastanza veloce, il nuclearizzato intendo. L'ho effettuato con un Razorback accessoriato con silenziatore, caricatore rapidi, antischegge, fantasma, sciacallo e maschera tattica. Sì. Come serie di punti utilizzavo un WAV, un contrattacco WAV e un VSAT. Me lo sono gestito sullo spawn della bandiera di A. Poi tipo, visto che il tryharder mi cercava, ho cambiato spawn e sono andato sullo spawn di C. Ecco, appunto, oggi abbiamo 3 minuti e 40 tipo e io sono già a 7 di fila tipo. Ecco, appunto, oggi volevo parlarvi di una cosa che ho notato che nel clan o comunque nel mondo del pub stomping in Italia, diciamo. Ecco, appunto, io non continuo a non capire perché ad esempio in clan come tedeschi o clan spagnoli, che vabbè non ci sono più, ecco, il feedback di questi clan sia davvero molto alto che fanno pub stomping, tipo hanno sempre 600-700 like, no? E magari hanno il nostro stesso numero di iscritti. Appunto, non capisco perché, nonostante adesso molti youtuber italiani come Johnny Crick, Gabbo, Dread, Lama Laggante che è tornato, continuano a portare COD, oppure siano ritornati a portare COD, questo qui non esploda, cioè non abbia un feedback alto rispetto magari ad altri giochi come FIFA, eccetera, che ha, cioè, una cosa che mi piace un bordello è che quest'anno FIFA si vede davvero di rado, tranne quei 2-3 youtubers che se non fanno FIFA, non fanno views, non fanno like. Scusate. E appunto, io credo che, cioè il mio parere è quello che secondo me un clan pub stomping non può portare COD e crescere solo sotto il lato del pub stomping, appunto. Per me bisogna cambiare o comunque rimodernizzare con appunto, che ne so, delle serie come quelle che facciamo noi, come Vaporizzati di GTF, che se notate fanno sempre 700-800 like. Appunto parlerò con Gabriel e gli chiederò di farne una su Black Ops 3 al più presto possibile. E oltre quelle serie magari anche delle serie come degli sniping in live, che ne so, una volta a settimana, o delle top 5 che appunto piacciono molto. Come avete visto abbiamo cambiato commentatore, dato che molti si lamentavano di Lori, ma faremo a turno fra Joe e Lori. E niente, appunto raga, se volete passate dal mio canale, che mi farebbe davvero tanto piacere, in quanto gli iscritti sono inattivi e non sto crescendo davvero, cioè sto crescendo davvero di poco. Quindi magari mi spronate ad andare avanti. E appunto io carico comunque sia gameplay eccetera, ma ultimamente mi sto buttando sul, non più sul tutto sul pub stomping, ma magari sul live, su delle sfide eccetera, che vedo che fanno tanto successo su YouTube. Niente raga, io sono a 3 minuti e 50, il nuclearizzato dovrebbe durare all'incirca 4 minuti e 20 o 4 minuti e 10. Io quindi vi invito a lasciare un like, un commento, a passare da tutti i link in descrizione, a passare dal mio canale che sarà appunto qui sotto in descrizione. Qui da GTF Alien è tutto, bella. GTF, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.